Sì, noi è 3 anni che stiamo parlando e che qualcuno al governo garantisce che questa gente avrà i diritti riconosciuti, abbiamo perso la pazienza. I soldi ci sono per tutti, ci devono essere per gli esodati, per gli esodandi e per i 58enni a casa senza lavoro e senza pensioni, per il fatto che le donne non possono andare avanti a lavorare fino a 65 anni. Quindi o lo fanno con le buone o abbiamo perso la pazienza. Anche ha dato la priorità, però è giovane, diciamo. Ma se tu tieni uno sul lavoro fino a 70 anni, è chiaro che il giovane quando è che comincia a lavorare, dai.